Ciao a tutti ragazzi, sono io Tommaso e faccio parte dei migliori dei migliori. Oggi siamo in un video diverso dal solito. Non è un tutorial, non è un video di Italia abbandonata, non è un video per il secondo canale, niente di tutto ciò. E oggi è un video in cui vi racconto una cosa. Oggi un mio compagno di scuola, che oltretutto è anche il mio compagno di banco, è stato letteralmente punto da non si sa cosa, un'ape o un calabrone o una vespa, non si sa proprio niente. Questo sarà un video breve perché ho poco da raccontarvi, purtroppo non ho prove che sia successo veramente, però vi giuro sulla mia vita che è successo veramente. E non ho le prove perché ero a scuola, non potevo fare foto o robe del genere. In pratica è successo che questo mio compagno di manco, barra amico, ha iniziato. Sapete che noi abbiamo 6 ore, vero? Questo qua è Pennarello, state tranquilli. E ha iniziato a sentire alla seconda ora male al braccio, qui, qua. E allora gli ho detto: senti, di là la professoressa. Mi fa: no, no, lascia stare. Avanti così, intanto passa la terza ora, sempre più male. Alla quarta ora non ce l'ha fatta più, è andato in infermeria. E prima di tutto mi ha detto che gli hanno messo l'alcol e poi con la pinza gli hanno messo una roba. Era un pungiglione di un insetto, ragazzi! Era un pungiglione di un insetto! Non so se fosse di un'ape o di una vespa o di un calabrone. Io penso. Allora, non è di un'ape, secondo me è scarsa la probabilità che sia di un'ape perché le api quando pungono muoiono, quindi non penso sia di un'ape. Allora resta o calabrone o vespa. Io penso sia una vespa. Io penso sia una vespa perché lui era già stato punto da un calabrone, però questo non c'entra perché secondo me è stata una vespa, però non sono sicuro. So solo che mi ha detto che in pratica sei andato in infermeria, gli hanno dato sto alcol e gli hanno tolto sto pungiglione dal braccio. Mi ha detto che era grande così. E niente, ragazzi, mi raccomando, se vi piacciono i nostri video, questo era un video un po' diverso dal solito perché io di solito faccio video di Italia abbandonata e di tutorial. Niente ragazzi, mi raccomando, se vi piacciono i nostri video iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate like a questo canale, i migliori dei migliori. E vi ricordo che da ieri sera c'è il mio secondo canale, quindi andate ad iscrivervi, attivare la campanellina e lasciare like anche a quel secondo canale che si chiama i migliori dei migliori live streaming. Invece questo si chiama i migliori dei migliori. E niente ragazzi, al prossimo video. Ciao!